La collezione della Banca Monte dei Paschi di Siena è conosciuta soprattutto per i fondi oro e per le opere dei maggiori artisti di ambito senese. Quindi una piacevole sorpresa scoprire come, parallelamente a questa linea collezionistica tradizionale, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, l'Istituto abbia rivolto la propria attenzione anche all'arte moderna e contemporanea, con l'acquisizione di poche ma selezionate opere. Si va da artisti quali Libero Andreotti, Antonio Donghi, Pericle Fazzini, Gino Severini, Ottone Rosai. Fino ad affacciarsi anche alla contemporaneità con Carla Accardi, Giulio Turcato, Antonio Sanfilippo, con l'incorporazione della ex Banca Toscana, la collezione del Novecento si è arricchita con opere di varia provenienza, privilegiando artisti toscani o legati al territorio, ma senza preclusioni nei confronti di personalità di spicco quali Filippo De Pisis, Lorenzo Viani, Massimo Campigli, Mario Tozzi. Partendo dallo stile drammatico dell'Ultimo Fattori sino alla sperimentazione astrattista di Burri, questo nucleo di opere eterogenee testimonia l'evoluzione del dibattito artistico del Novecento e ripercorre una possibile geografia tematica degli anni tra le due guerre, senza tralasciare le esperienze degli anni più recenti. La coerenza visiva che ne risulta, pur nei limiti imposti ad una promozione particolare come quella rappresentata da un istituto bancario, costituisce la conferma di un collezionismo consapevolmente orientato.